cari amici, dopo le precisazioni che offrivo in un articolo di cui vi indicherò sotto il link, in modo che possiate leggerlo se avete desiderio, mi chiedo con tutti voi, vi voglio rendere partecipi di questa mia domanda, potremmo dire. Ci sono attualmente dei segni dei tempi che possono far concludere circa un momento approssimativo per il trionfo del Cuore Immacolato di Maria? Sembra di sì. Senza voler tentare il cielo puntando la lancetta dell'orologio su una data stabilita, diversi elementi raccolti insieme ci conducono a pensare che il trionfo, con ciò che dovrà precederlo, sia davvero alle porte. Innanzitutto analizziamo le fatidiche parole della Madonna Fatima: infine il mio cuore immacolato trionferà. A questo punto la domanda è: alla fine di cosa? Infine, cioè alla fine di una spaventosa battaglia soprannaturale tra angeli e demoni, tra gli uomini a servizio del regno di Dio e quelli a servizio del regno di Satana, tra rivoluzione e controrivoluzione. È evidente che gli agenti del regno del male hanno ormai scardinato quasi del tutto le fondamenta del bene della terra, con l'obiettivo, che col trascorrere del tempo diventa sempre più evidente, di portare l'umanità ad adorare Lucifero. Questo è il vero e finale scopo: togliere l'adorazione a Dio e indirizzarla a Satana. Lo sforzo incessante del demonio, dei demoni, degli uomini infernali è sempre stato in ogni tempo quello di portare l'umanità lontana da Dio, ma ora sono veramente ad un passo da realizzarlo pienamente. La lotta contro Dio, contro la sua legge, contro la sua sovranità d'amore sugli uomini e sulle società è giunta a una fase molto preoccupante, irreversibile, al punto che, come disse la Madonna Kibeo in Ruanda, il mondo è sull'orlo di una catastrofe. E ancora, il mondo va male, il mondo corre verso la sua rovina, sta per cadere in un baratro, il mondo è in ribellione contro Dio, vi si commettono troppi peccati, non c'è più né amore né pace, se voi non vi pentite, non vi convertite, voi cadrete tutti in un baratro. La Madonna a Kibeo, apparizioni approvate ufficialmente dalla Chiesa. Ciò che davvero fa pensare all'imminenza del trionfo è il fatto che si è oggi raggiunto un livello tale di degradazione, perversione, degenerazione, che i pochi buoni che operano nel mondo a servizio del regno di Dio non sono in grado da soli di riportare tutte queste deviazioni nella direzione giusta. Per cui è come se si postulasse, alla luce della ragione illuminata dalla fede, la necessità di un intervento diretto di Dio per evitare che il mondo e la Chiesa cadano dall'orlo in cui si trovano, fin nel baratro, perché è promessa divina che le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Matteo 16,18, contro cioè la Chiesa di Cristo, cioè la Chiesa Cattolica. Questo fa pensare che siamo davvero a quella fine a cui fa riferimento la Madonna quando dice: infine il mio cuore immacolato trionferà. Difatti, cosa accade, cari fratelli e sorelle, oggi su scala pressoché mondiale? I comandi di Dio sono trasgrediti e sovvertiti da leggi che minano la morale e l'etica, leggi che promuovono il peccato, che giustificano comportamenti anomali, contrari ai precetti del Signore insegnati nel Vangelo, e i buoni per lo più restano in silenzio davanti a tutto questo. Quotidianamente vengono sterminati un numero immenso di bambini nel grembo materno. L'aborto legalizzato, astuzia di Satana, porta moltissime anime all'inferno, oltre a sterminare, distruggere prematuramente tante vite umane. Il sangue di questi innocenti grida vendetta al cospetto di Dio. La famiglia è profanata, distrutta, massacrata dal divorzio, dalle convivenze, dai peccati contro la castità che proliferano sempre di più e contaminano la terra come un'onda di fango che tutto sommerge e deturpa. Molti uomini sono guidati dalle false filosofie e religioni, sono lontani dalla verità del Vangelo e dalla Chiesa fondata da Gesù Cristo
che è sempre più ferita, tradita. La massoneria agisce in modo astuto e diabolico per condurre tutti all'apostasia finale, cercando tra le altre cose di stabilire a questo scopo, quello dell'apostasia finale, una chiesa ecumenica universale condannata già da San Pio X, ancora prima da Leone XIII, formata dalla fusione di tutte le religioni, in cui il cristianesimo cattolico sarebbe solo una tra le tante, forse neppure la più importante. Il peccato in tutte le sue forme, più oscene e degradanti, non solo è commesso, ma è giustificato, è legittimato, è presentato come un valore, un bene, guai a chi dice il contrario. Si nega la realtà dei miracoli, si dubita della divinità, della missione salvifica di Gesù, il quale è sempre più abbandonato, dimenticato, profanato nella sua presenza eucaristica reale. Tanti pastori, tanti, troppi, dormono nella tiepidezza, nell'indifferenza. Alcuni agiscono come Giuda, tradendo perché pensano solo al denaro e ai beni materiali e ai piaceri. La parola di Dio è oscurata da interpretazioni razionaliste ambigue che degradano il sacro e il divino. Si potrebbe continuare a lungo, fratelli, ma a che pro? Dovrebbe essere chiaro a tutti, tutti, quanto il mondo stia sprofondando nell'abisso, come diceva la Madonna Achibeo, e quanto la situazione planetaria sia disastrosa. Ricorda il grande dottore della Chiesa San Giovanni Crisostomo. È proprio quando la situazione diventa difficile che devi sperare, perché è allora che Dio fa vedere la sua potenza. Non quando le cose sono agli inizi, ma quando la situazione è disperata agli occhi umani, quello è il momento in cui Dio ci viene in aiuto. Il timoniere dell'universo non seda la tempesta con la propria abilità, la fa finire con un solo cenno, non lo fa subito fin dall'inizio, perché gli suole sopprimere i mali non a loro sorgere, ma quando si sono accresciuti fino a giungere al culmine, tanto che i più hanno perso ogni speranza. Ma è proprio allora che Dio interviene con straordinari prodigi, manifestando la sua potenza. Adesso mi chiedo, o meglio ci chiediamo, quanto più giù di quanto già siamo si potrà ancora precipitare. La drammaticità dell'ora presente, di certo, invoca un intervento risolutore da parte di Dio. A questa considerazione accompagniamo un'altra che si colloca sulla scia nella dinamica della battaglia tra rivoluzione e controrivoluzione. Potremmo dire, e concludiamo anche questo breve video, mentre è evidente che la rivoluzione si trova nella sua fase di tramonto, è arrivata insomma all'ultimo, più di questo non è che si possa fare. L'alba però di una rinascita morale e spirituale stimolata dalle poche ma buone forze controrivoluzionarie sta sorgendo e comincia già a diffondere la luce soave di un giorno nuovo. Non si tratta di bella poesia o di sterili vaneggiamenti della mente, che invece è il momento della restaurazione di tutto per mezzo del regno di Maria, preparata da questi fermenti. Sia davvero alle porte, dice il professor Guido Vignelli, è da lui che traggo questo pensiero, dunque anche la citazione che adesso vi vado a presentare con cui termino il video, ce lo suggerisce l'attuale convergenza di due nuovi fattori. Da una parte vediamo il declino della rivoluzione imprigionata nella rete delle sue trame contraddittorie e oppressa dalla consapevolezza che il proprio fallimento le lascia poco tempo per imporsi con rabbiosa disperazione. Dall'altra vediamo la rinascita religiosa nelle nuove generazioni, la cui sete di trascendenza, di sacralità, anela a riscoprire il vero Dio, perché non può più essere soddisfatta dall'odierno politeismo dei valori né dalle ricette proposte dalle varie sette religiose. È un po' anche un augurio più che una certezza questa, diciamoci la verità. I fermenti ci sono, ma piccoli, un po' dislocati, così roboanti. Speriamo che quanto dice il professor Guido Vignelli sia effettivamente così, sia vero. E perché sia così, noi preghiamo, speriamo e prepariamo il trionfo del cuore immacolato di Maria. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, Giuseppe e Maria.